Ciao a tutti, non carico video da un paio di settimane perché in questo periodo non ho il tempo manco per starnutire, ma rientro con un video con il botto. Infatti è ritornato il fuori salone. Questo vuole essere una raccolta di spunti per chi andrà e un riassuntone per chi non potrà esserci. Ragazzi, vi faccio vedere il più possibile sacrificando le mie piante dei piedi. Ecco quindi tutto quello che, secondo me, vale la pena visitare. Vederlo tutto ovviamente è davvero impossibile, gli stand sono troppi e anche dislocati in diverse parti della città. Considerate poi che io quest'anno ero già zoppa alla partenza e poi vi farò vedere come cavolo ero ridotta all'arrivo. Non so se avete intuito che ho usato le scarpe nuove, grave errore. Quindi non fate come me, scarpe da ginnastica e biglietto giornaliero della metro, si parte! In via Tortona tutto in chiave molto nerd, allo spazio espositivo dei laboratori Ansaldo, ma cosa ci si poteva aspettare visto che il tema di questo fuorisalone 2023 è Laboratorio Futuro. Vi avverto che prima di tutto la mostra dovete trovarla, perché io ho girato su me stessa come una trottola seguendo le indicazioni delle hostess e finendo dietro a tendoni o in corridoi chiusi, ma alla fine ce l'ho fatta. Dopo i dovuti rituali scaramantici, anche se la domanda vera è pollice verso, ma in che senso? Come vi dicevo, negli spazi espositivi dell'Ansaldo l'atmosfera che si respira è parecchio nerd. Tra funghi che si mangiano la plastica, e speriamo non sia l'inizio di The Last of Us versione meneghina, alghe alla base di nuovi materiali, studi di nuove sostanze pigmentanti e abiti riempiti di probiotici, che in teoria ci dovrebbero far bene. Boh. In pratica sembra di stare nel laboratorio del piccolo chimico, con qualche parentesi come la capanna sudatoria coi lustrini o il giocone autobiografico, fighissimo, e anche un momento quercetti. Non manca poi l'abito più brutto che abbia mai visto, e la promessa di poterci fare un pisolino sopra non mi pare possa compensare il fatto di andare in giro con dei cuscini attaccati addosso. Ma il tutto varrebbe la pena anche solo per lui, il bunker di Barbie, con tanto di cassaforte e depuratore d'aria. Ecco, mia sorella che ha avuto una dipendenza da Barbie per anni ne è stata subito affascinata. Scherzi a parte, temo che per le bambine di oggi il bunker di Barbie sia purtroppo un concetto più vicino e probabile della mitica villa hollywoodiana in plastica rosa shocking. Se poi avete tempo per una birretta, la situazione qui è carina e la musica è piacevole. Sempre da queste parti, ma dirigendosi verso i navigli, è possibile farsi una passeggiata sulle acque della Darsena, grazie all'installazione The Sea Deck, una mega passarellona che ci regala l'opportunità di farsi quattro passi sui canali. Spostandosi verso il centro, in Foro Bonaparte trovate l'installazione The Secret Garden, un vero tripudio di fiori di carta. Doveva essere meravigliosa, ma io l'ho trovata chiusa. Chiude alle 17:30, quindi non fate come me, andate prima. Mi sono consolata con lo stand Liminal Space, tra tavolini per giocare con le biglie, pirografi giganti, piatti saputelli che ti dicono letteralmente quante categorie è nel piatto, e lui, il vincitore della settimana del designer, il mandolino pentolino, degno di un film di Bud Spencer. Ci fai una suonata e dopo ti spari una fagiolata. Sempre in zona 5 via, al Palazzo delle Stelline, potete visitare la variopinta pista da ballo Surprise Party, tra luci stroboscopiche e musica dance per ricreare l'atmosfera di una festa sorpresa. Mentre, se volete rifarvi gli occhi, perché non ammirare un po' di poltrone nella spettacolare cornice di Palazzo Litta in Corso Magenta. Sempre in zona si trova l'Human Mandala di Sala Ricciardi, in via Santa Marta 18, un mandalone fatto con corpi nudi, specchi e colori pastello. Mentre, dirigendosi verso l'acquario civico, è possibile visitare Trame, di Alice e Alex Buroni e Gloria Lisi, per Stark, uno spazio che il visitatore collabora nel creare grazie all'intreccio dei movimenti e delle voci di tutti i presenti. Mi dicono sia molto bello, ma ci credo sulla parola perché non ci sono stata, come non sono stata, ma per scelta, allo spazio Dry Days, Tropical Night, di Agostino Iacurci, che si trova in Largo Treves 1, nel palazzo progettato da Arrigo Righetti e di prossima demolizione. Iacurci mette in scena un'opera colorata e chiassosa
che vuole sensibilizzarci sul tema del cambiamento climatico, immaginando una pianura padana ridotta ad una terra arida e desertica. Ma scongiuri, scongiuri, scongiuri collettivi, come se non avessi già abbastanza ansia per questa cosa. Comunque l'installazione Dry Days deve averci portato fortuna, forse non per chi deve visitare in questi giorni fuori salone, ma in generale ci ha portato fortuna perché finalmente qui sta piovendo. Sempre in zona Brera trovereste, qui condizionale obbligatorio, lo stand di Armani nella meravigliosa cornice dello storico Palazzo Orsini. Ma se volete visitarlo, tanti auguri e preparatevi a restare in coda, peggio che in posta, nel giorno delle pensioni. All'Accademia di Scienze e Lettere invece, tappeti e tappezzerie nella bellissima cornice della biblioteca, il tutto condito da ballerine di tappeto con il colbacco. Nei corridoi della Pinacoteca ritrovo lo spiegone sui materiali nuovi, i funghi, le alghe, protisti e tutte le bestioline varie da libro di biologia, ma apparecchiate in versione più estetica rispetto a quanto visto in via Tortona, con tanto di teche che fanno molto rosa della Bella e la Bestia. Gli espositori ricordano un po' le Wunderkammer, le camere delle meraviglie. Nel cortile interno si giocherella con le tessere dei mosaici, ammirando il vero miracolo del fuori salone, i soffitti di Brera senza manco una ragnatela. Ci andavo spesso anni fa e ricordo intere megalopoli di ragni. L'orto botanico per questa edizione si trasforma invece in un immenso tabellone da gioco con Walk the Talk di Italo Rota e Carlo Ratti associati, un percorso interattivo che esplora il tema della mobilità urbana e sostenibile. Pronti? Ma avrei voluto dirigermi anche a Porta Venezia per visitare Abracadabra, la mostra collettiva di Wonderglass all'Istituto dei Ciechi, ma rendendomi conto che non ne sarei uscita viva, sono invece andata verso via Festa del Perdono, che sarà perché la mia ex università, ma è sempre bella, anzi bellissima. Qui poi mi sono pure trovata il DJ set tra orario aperitivo e post aperitivo, quindi cambio di musica, via con lo spritz. Festa del Perdono mi accoglie con un interminabile sfilza di divani, il sogno irraggiungibile, così vicini eppure così lontani. Promettono riposi irrealizzabili, ma io non mi arrendo. La torre di 12 metri composta da cubi di Gianni Lucchesi penso sia l'opera più poetica vista in questo fuorisalone, ancora più poetica del pentolino mandolino e del mega piattone di spaghetti al pomodoro. Bella anche la parete stile Pantone di Francesca Grassi, ma al posto dei codici, nomi evocativi come verde puntualità, è il colore che manca nel mio armadio. Entrando nell'alto androne della statale troviamo enormi drappi colorati sospesi al soffitto, a nonché di liturgico, ma sorpresa sorpresona sono drappi di tessuti utilizzati per pulire le rotative dei quotidiani. Io li trovo bellissimi. La macchina impossibile è invece un'installazione di Piero Lissoni che interpreta l'incessante ricerca di portarsi avanti con nuove soluzioni tecnologicamente innovative per ridurre l'impatto ambientale. Le ruote dentellate e le ventole si muovono grazie all'idrogeno e l'installazione è immersa in un vapore acqueo leggero, l'unica emissione a zero impatto ambientale che viene rilasciata dalla turbina. Sempre sotto il segno dell'ecologia sono i tre alberoni prodotti in materiali capaci di assorbire l'anidride carbonica. Fantastici, però non ho capito di che materiale si tratta. Non so invece cosa c'entrino con l'ecologia i gatti giganti che se la dormono, ma forse c'entrano anche loro, perché se ci pensiamo, se vivessimo tutti senza sbatti come i gatti, ridurremmo sicuramente i nostri consumi. 16 ore al giorno di pisolini, chiamali stupidi. Nei cortili dei bagni Simone Michele invece realizza l'installazione Freedom, composta da tre grandi gabbie. Due ospitano degli uccellini stilizzati,
La terza invece è vuota, a simboleggiare l'importanza della scelta personale per riuscire a scappare da una società e da un sistema che ci vuole prigionieri veramente di un sacco di limiti che spesso ci autoimponiamo. Ragazzi, io qua chiudo. A chi è rimasto fino alla fine faccio anche vedere come ho ridotto il mio piede a fine giornata. Occhio che questo è per stomaci forti e se non reggete il pulp andate avanti. Ta-da! Direi che mi devo fermare. Non resta che riuscire a scroccare un prosecco ammirando il tutto e pensando che sì, i chiostri di Via Festa del Perdono sono proprio belli. Anche se da brava filosofa da aperitivo mi guardo l'omino che sta sui 12 metri di cubi e che ha la stessa espressione che avevo io prima di alcuni esami che ho dato qui e mi viene da pensare che con gli occhiali del ricordo tutto diventa più bello. Ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e possa essere stato interessante o di spunto per qualcuno. Nei commenti ditemi cosa vi è piaciuto e se avete visitato altre installazioni del fuorisalone che io non ho potuto vedere. Davvero, vederlo tutto è un macello, anche perché comunque è disperso in giro per la città e non sempre facile raggiungere un posto o un altro. Mettetevi le scarpe comode. Ciao! E se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale o scrivere un commento. Buon fuorisalone a tutti!